Questa puntata di Madre Terra la dedichiamo al Mediterraneo, ma soprattutto alla giornata del Mediterraneo, che è la giornata del 28 novembre. Il 28 novembre la Convenzione di Barcellona, quella che si occupa della tutela di questo mare, che è un mare prezioso, perché noi parliamo di un mare relativamente piccolo rispetto al pianeta, ma dove si concentra una quantità enorme del commercio globale, del turismo planetario, di una popolazione incredibile e della, come dire, dell'interscambio tra civiltà tra le più antiche della storia del pianeta. Quindi il Mediterraneo è un bene sia culturale, sia ovviamente un grande bene dal punto di vista ambientale ed ecologico. Ecco perché il 28 noi faremo un bellissimo evento nella sala della stampa estera a Roma, con la presenza del United Nations Environmental Program, UNEP, che è il programma delle Nazioni Unite sull'ambiente dedicato al Mediterraneo, che si chiama UNEP MAP, Mediterranean Action Plan, con la presenza della coordinatrice europea, o meglio dire mediterranea, perché il Mediterraneo riguarda tre continenti, e con la volontà di parlare di che cosa? Di presentare innanzitutto il 20° rapporto sugli italiani, le energie rinnovabili, la Green and Blue Economy, insieme ad Antonio Noto, Noto Sondaggi, che ormai da 20 anni ci aiuta la Fondazione Univerde a realizzare questa importante ricerca sull'atteggiamento degli italiani rispetto all'energia solare, alle energie fossili, a tutto quello che riguarda l'energia, ma anche a tutto quello che riguarda l'innovazione. Ecco perché in quell'occasione noi presenteremo il 28 anche una cosa importante, che sono le best practices, cioè le migliori pratiche o alcune delle migliori pratiche in materia di energie rinnovabili. Per esempio, come si devono fare gli impianti eolici offshore nel mare? Bisogna rispettare la fauna marina, bisogna rispettare i fondali, bisogna rispettare i flussi dei migratori, bisogna essere compatibili con la piccola pesca e la pesca sostenibile. Ecco, ci sono una serie di elementi importanti che dobbiamo analizzare, insieme anche alle innovazioni, tipo le navi che portano a bordo il dissalatore, in modo che non mettiamo dei dissalatori sparpagliati consumando territorio nelle piccole isole, ma forniamo acqua potabile in modo sostenibile senza danneggiare il mare e le aree marine. Come miglioriamo le aree marine protette? Quindi ci saranno personaggi importanti, a cominciare dal nuovo ministro dell'ambiente, ma anche con realtà e imprese. Pensiamo a Renexia, che sta facendo un grande impianto eolico offshore, sta progettando nel canale di Sicilia, oppure Marnavi, che ha appunto la nave che ha a bordo il dissalatore, e ancora con l'interfaccia di realtà come Mare Vivo, che si occupa di mare, e ancora con la volontà di ragionare con gli esperti. L'ex presidente dell'Acquario d'Orno di Napoli, il professor Danovaro, che è considerato negli ultimi anni uno dei maggiori oceanografi al mondo. Quindi questa è la volontà: lavorare con competenza scientifica, parlando con le realtà operative, facendo in modo che le vere imprese che vogliono lavorare sull'ambiente, ma aiutando l'ambiente, possano essere messe nelle condizioni di avere delle normative chiare e di fare in modo che le rinnovabili siano fatte in modo sostenibile. Questo è l'obiettivo da sempre della Fondazione Verde, mio in particolare, visto che ho fatto da Ministro dell'Ambiente le normative per rilanciare il fotovoltaico in modo sostenibile e soprattutto la valutazione ambientale strategica, per fare una valutazione ambientale di quello che si fa sul territorio e nei mari, e soprattutto ho sempre sostenuto la Guardia Costiera e tutto il grande lavoro che si fa a difesa dei nostri mari. Quindi il 28 potete seguirlo in diretta streaming su Radio Radicale, ma anche attraverso altri canali, altre agenzie. Ci sarà questo grosso evento per la giornata del Mediterraneo.